E-Gay Sports. It's in the gay. Ciao a tutti belli, belli, bellissimi nel mio nuovo studio, l'avete già visto. Secondo episodio del viaggio, siamo andati in prestito. Se Dio vuole al Newcastle, dobbiamo affrontare la seconda divisione inglese. E ragazzi, ci sarà da divertirsi. Abbiamo giocato diverse partite l'episodio scorso, tra l'altro il link è in descrizione per vedere tutto quello che abbiamo passato nel nostro prestito in Premier League, e adesso siamo pronti per una nuova avventura. E direi di E-Gay Sports cominciare. Ragazzi, volevo approfittarne per ringraziare tutti quelli che sono passati dall'episodio scorso, tutti quelli che comunque ci sono sempre, si fanno sentire ad alta voce, e direi di andare alla prima partita di oggi, che è Brentford-Newcastle. Siamo settimi in classifica. Spero ovviamente molto meno di lusso rispetto a quello di Leicester. Anche qua si parte da panchinari. Dai, ready to go. Ok, beh, non è cambiato niente rispetto a quello che eravamo abituati a vedere. A parte che lo stadio è veramente una bettola di merda, cioè piccinissimo. Alex, primo gol! All'esordio, raga, all'esordio segna sempre lui. Segna tutte le sante volte all'esordio. Potrei vivere solo di esordi. Alex. No, raga, questo è rigore netto. Ancora Hunter. E qua ha rischiato gol, signori. Hunter dentro, no! Sì, Ricci! 2-0, fuori gioco? Mi sa di sì, ragazzi. No, invece no. Scomparsa la grafica. Però è gol. Hunter. No! Gol! Vabbè, qua ho voluto provare la leziosità con Hunter. Ma raga, è veramente facile. Certo, raga, che il tempo sta scorrendo veramente lentissimo. Hunter! È stregata la porta d'Hunter. Come l'ho visto. No, raga. Ha fatto tira gira. Non è andato. Mi manca l'assist. Vai. Dai. Mettila dentro, ti prego. Dai, eccolo l'assist. Allo scadere. Completiamo gli sti obiettivi, no? Dai, così. 4-0, gol di me. Finalmente anche Hunter gioca la sua parte. Grande Woodman. Raga, metà di sta partita è durata quanto una partita intera di Weekend League, giuro. Finisce qua, ragazzi, dopo 0 minuti di recupero. 4 gol, 0 minuti di recupero. Ok, 4-0, partita senza storia. Andiamo avanti. E intervista, perché siamo ovviamente l'uomo partita, no? Non c'è l'opzione era un gol della merda? Siamo sempre a 66 di totale. Andiamo avanti. Abbiamo anche un punto abilità da spendere, ragazzi. E allora andiamo a vedere cosa ci offrono. Beh, dai, miglioriamo la precisione punizioni da 28 a 29. Seconda partita. Siamo titolari, finalmente. Ce l'abbiamo fatta guadagnare il nostro cazzo de posto. La coppa. Spicy, signori. E allora ci fanno giocare come trequartista. Oh, primo match di coppa contro il QPR. EFL Cup, calcio d'inizio, batte Williams per il nostro Alex Hunter. Dammit, Hunter, attenzione a calcio di rigore. Nettissimo, e non so come batterli. Rosso, addio. Posso batterli con Hunter? Bello, centrale, fortissimo, Alex Hunter. E questa esultanza è un pochino particolare. Rigore, perfetto, voglio rivederlo. Ah, la toccata del portiere. Bella. No, si è perso. No. Grande Woodman. Williams, Hunter, no. A botta sicura prende il palo. Il gol più semplice da segnare l'ha sbagliato. Bello. Bellissimo. Per la Celso. Come cazzo si chiama?
2-0, cross di Williams, perfetto. Raga, bellissimo, che impatto. Primo gol da calcio d'angolo, tra l'altro. Bello, Hunter, doppietta e 3 gol in 2 partite, ragazzi. Fa un gol molto più difficile tecnicamente di quelli che ha sbagliato, però bella per Tiote. Williams, la grande parata del portiere. Heidi, ti sorridere Monti, peccato. Bellissimo. Finisce qua, ragazzi, 3-0. QPR disintegrato. Doppietta di Alexander. Siamo a meno 6 della vetta, ma ci si può fare. Abbiamo 76 di velocità scatto. Beh, è abbastanza notevole come cosa. Buono. Controllo palla va a 69. Minchia, com'è difficile questo esercizio, raga. Come cazzo faccio a fare gol da qui? Vabbè, sì, ok, però. Oh, bello. È più difficile far gol qua che una partita, eh. Perché a pallonetti non si possono sbagliare, eh. Vabbè, da pallonetti che ti aspetti, raga. Ok, andiamo avanti. Newcastle contro Cardiff. Oh, finalmente giochiamo titolari. Prima punta, con prima maglia, in casa. Questo è l'esordio del St. James Park, per forza. Però, raga, devo essere sincero, il St. James Park è uno stadio fantastico. Cioè, bellissimo. Per metà è uno stadietto, per metà è uno stadio enorme. Ok, raga, e sto Cardiff si è chiuso in difesa. Bella! No, palla di Aiden, non ci voglio credere. Cioè, io capisco che ovviamente ogni partita non può essere tutta semplice, cose varie, però c'è cazzo. Ah, c'è un altro rosso? Bellissimo. Hunter. Sissoko. Hunter, no! Che salvataggio ha fatto il difensore, ragazzi. È stregata. È stregata, ragazzi. Hunter! Ma come la mette dentro lui? All'82esimo, quando la partita sembrava ormai scriptata contro. No, lo voglio rivedere, signori. Mamma mia, al volo proprio. E penso che questo sia uno dei 3 gol più belli di Alex finora. Primo gol all'esordio, al St. James Park. Hunter, che palla che ha messo. Per Mitrovic, che adesso ti becchi. E il gol della merda che sbaglia di Ameno. 1-0. Minima spesa, massima resa. Ho pensato e finalmente però il Doclop deve aver pensato. Ah, beh, ha cambiato mood. 67 di overall e andiamo avanti. Oh, 2 puntini abilità. Beh, dai, un'aumentatina alla forza non gliela diamo. Bellissima sta punizione, signori. Beh, che dici? L'abbiamo superato? Piappala! Bellissima. Perché fare 10.000 punti nell'esercizio più semplice quando ne puoi fare 19.000 in quello più complicato? Oh, la precisione di punizioni va da 29 a 30. Wow. Brighton contro Newcastle. E andiamo sempre titolari. Con il nostro nuovo overall là davanti a sfondare i culi. Raga, la maglia del Brighton mi è sempre piaciuta. Non so perché, ragazzi. Oh, male. Come mi sono rotto, no, eh? Finta. Angolino. Sti cazzi. Ricci. Hunter. Mannaggia. Scaricala. Madonna, che tiri di merda che fate però. Williams. Hunter, no, la pesa un altro, ragazzi. Incredibile. Bella. Niente, ragazzi, è impossibile. Bella. Hunter, ma basta. Ma basta. Testa. Niente, ci si mette il difensore adesso. Bella. E fuori. Ah, una volta che faccio gol è fuori gioco. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Ah, fischia, beh.
Fischia ora, mi raccomando, fammi fare una cosa come 900, ti rimporta e non farmi fare niente. Bene, vai, mancava anche l'infortunio. E andrà a fanculo. È il nostro albero che non aumenta perché ovviamente il portiere ha preso di tutto. Liverpool Newcastle, cosa? Qua sono cazzi, qua è la fine dei giochi. Si torna ad Anfield dopo che ci abbiamo già giocato nello scorso episodio. Anterra no! C'è... chi c'è in porta? Manninger? Anche perché Karius... guardate l'episodio precedente per capire perché ce l'ho con Karius. Si hanno Manninger, l'ex Juventus in porta. E fallo! Il giallo glielo dai, il giallo glielo dai, Elori. Bella! E Ameobi! Ameobi! Vantaggio del Newcastle. Peccato non abbia segnato Hunter. Ma va bene. Diame. Hunter ad Anfield. Alexander anche ad Anfield. 2-0. Bene, bene, bene. Fanculo lo script, signori. In sostanza, di giocatori buoni in campo c'è solo Joe Gomez e Mané. Mette dentro. Ai. Che cazzo è successo? L'ha presa Manninger. Bella. Diame. 3-0 a fine primo tempo. Cioè, una carneficina, signori. Bandierozza, invece no. Andiamo proprio a esultarli in faccia. No, Elori. Gol. Per forza. Che sbrodolata difensiva, raga. Hunter Manninger. Perché ne spari tutti i centrali, cazzo? Va bene, 3-1 ad Anfield, che volete dire? Era il risultato che tra un po' mi sperava il Milan. Ok, passano il Chelsea, l'Al City e il Crystal Palace, oltre che a noi ovviamente. Siamo quasi a 68 di overall, ragazzi. In classifica, ragazzi, siamo quinti. A meno 5 dalla vetta. E mi girano i coglioni perché con la vittoria a Brighton potevamo essere a pari di Brighton e Aston Villa. Invece no, l'esercizio sarà piuttosto complicato. Come ha saltato? Vabbè, a meno B lo fa. 68 di dribbling, va bene così. Va bene così. Questa partita, se la facciamo bene, potremo passare di overall a 68. Il Birmingham è decimo. Non è così impossibile, FIFA. Dai, dai, lo sai anche tu. Di nuovo al St. James Park. Bello, Ameobi. Cosa sontuosa che ha fatto? Dagli la palla, vai. Vai, Ameobi. Guarda Danny Williams. No! Ma siamo seri, ragazzi! Lo stai facendo sbagliare apposta, perché sennò non si spiega. Raga, terzo primo tempo consecutivo in campionato che si chiude 0-0. La cosa mi sta veramente cominciando a dare piuttosto fastidio, sappiatelo. Hunter, niente. Abbiamo fatto più gol in una partita di coppa contro una squadra della categoria superiore che contro quelle nostre campionato. Anche qua ne ha presa un'altra. Non si sa che cazzo di traiettoria abbia preso. Fantastico. Calcio d'angolo. E ne ha presa un'altra sulla linea. Ma è palese che non mi vuoi far fare gol. È palesissimo. Hunter. Palo. Cioè, ma sono io o è lui? Sono io o è lui? Oh, ragazzi, non esisto. Cioè, lo sto massacrando di più in porta. Sti qua non hanno superato la metà campo. Al 79esimo tocca far gol. Vai. Oh, madonna, ragazzi. No, vabbè. Non c'è difesa, cosa? Meno male. Mamma mia, che scempio. Oh, vediamo chi è che deve romperci con... Ah, Williams, ti stai ricredendo, eh? Brutto stronzo. E siamo sempre a non risolvere, ragazzi, eh? L'overo finalmente 68 che arriva. Allora, beh, dai, prendiamoci il contrasto in piedi. È sempre utile. A parte che sto qua, mi traviccio uno scarpone del cazzo perché dovrebbe cogliere così. Oh. Fantastic. Ma come paro? Andiamo avanti. Rotterdam Newcastle, raga. Per favore.
Siamo a meno 2 della vetta, stiamo arrivando. Nella Coppa siamo in semifinale col Tottenham, pesissimo, poi c'è Chelsea City, Crystal Palace, Aston Villa, Arsenal al City. Siamo al 5 novembre 2016. No, ma va. Raga, ho capito che le squadre con la maglia bianca e rossa ce la fanno sudare. Guardate anche l'Arsenal nell'episodio scorso. Aiden. Ricci. Aiden. Aiden. No, vabbè, raga. Si ricomincia con i portieri. Si ricomincia con i portieri. Cioè, ma se sono così nel viaggio, non oso immaginare al futto cosa potessero essere quell'anno di portieri. Williams, dai. Tanto la para. Che culo. Dai, Aiden, 1-0. Porca puttana, oh. Raga, a me Obi è qualcosa di incredibile. C'è un fisico. Cioè, fa tutto. Oh, un primo tempo, raga, che non finisce 0-0. Mitico, vabbè, finisce 1-0, ma meglio di nulla. Teo, cosa? Che era? Anterra? No, vabbè, sì, vabbè, rigore. E qua però lo butti fuori, L'ultimo, oh, bravo. Mi prendevo volentieri il gol, Ok. Bene, dai. Ed è il terzo rigore, incluso il primo gol del viaggio, che realizziamo. Questa volta col puntatore è stato un pochino più semplice. Bastava solo che non indovinasse. Hunter, Aiden, dentro, bella. Sissoko. Sissoko, quando vedi che ti sto massacrando, però allora i gol mi lasci fare, Brutta merda. Bella, Tioté. Tioté dentro per Alex, pace all'anima di Tioté. 4-0, solita esultanza, sempre lui, Alex Hunter. Vai, si soccorre il cross, Alex Hunter, vabbè, utopico, utopicissimo. Poi arriverà il momento in cui si farà la tripletta, Cosa cazzo fa sto giocatore qua? Williams, Hunter, la tripletta, Hunter, no! Maledetta la stanchezza, se no ce l'avrei fatta. Va bene, dai. 4-0, doppietta di Hunter. Peccato, prima la tripletta. Però va bene così, va bene così. Grazie al mister, però mi fa molto giocare. Ok, semi-netto il nostro valore. Sempre 68 l'over, andiamo avanti. Siamo quarti, sempre a meno 2 della vetta. Stiamo arrivando. Oh, si torna ai nostri filmatini tattici, Allenamento in difesa. Ok, poi siamo migliorare la marcatura. Ok. No, l'ho fatto, non mi ha fatto calciare la palla. Bene, vaffanculo. Anche i tiri adesso. Bello, 22.000 punti, signori, certo. Un fuori solo fa, presto gol. Beh dai, perché mi mettono la precisione testa? Che cazzo di senso c'ha? E ragazzi, prima della partita col Fulham, noi siamo arrivati alla fine di questo secondo episodio. Adesso vado a vedermi Juventus-Milan. Siamo rimasti il 19 novembre 2016. Alla prossima noi continueremo, anche perché insomma il calendario è piuttosto vasto. E ci vediamo presto, perché ci saranno anche altri contenuti che escono. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale ragazzi, e grazie della visione.